Buonasera e bentornati a Ketzinger, il programma che con la scienza ha divorziato, si è lasciato così male che adesso la scienza pretende un mensile di 14.000 euro. Questa sera a Ketzinger parleremo della Brassofila, l'ultimo esemplare di moscerino del Mato Grosso che ho qui sulla mano e a cui dedicherei un bel applauso! Animali estinti qui a Ketzinger. Sempre a Ketzinger, la storia della donna che perse il suo gatto e lo ritrovò 10 anni dopo in un raviolo al vapore. E poi tutto sul bosone, la particella scoperta per una botta di colo. È vero che per i pignoli a Pasqua rimangono sempre delusi perché non trovano il pelo nell'uovo? Ketzinger, l'unico programma che sulla pagina di Facebook al posto del mi piace ha il tasto che schifo. Quale sconosciuto fenomeno acustico fa sì che ogni volta che accendi lo stereo di notte il volume è sempre a palla? Questa sera a Ketzinger, il mistero dell'anziano che dimentica il codice bancomat, perché te lo ritrovi sempre in fila alla cassa prima di te. E poi vi parleremo dell'ultimo ritrovato tra i derivati della plastica, il tofu. Quesiti gastronomici a Ketzinger. L'astronauta al ristorante chiede il conto alla rovescia. Il miglior abbinamento per il sugo è la camicia bianca. Servire dei wafer senza bere equivale a tentato omicidio? Domande elusive a Ketzinger. Quale complicato algoritmo spazio-temporale fa sì che appena acquisti una cosa poi la vedi nel negozio di fronte, cazzo che costa di meno? Ketzinger, Ketzinger, Ketzinger! Per quale misteriosa forza paranormale il telecomando si sposta lontano da dove sei seduto comodo? Ketzinger, il programma che dà un senso profondo alla parola imbarazzo. Vi parleremo della soglia di attenzione e di come sia difficile mantenere, minchia che gambe che c'è quella in prima fila. Tre misteri da aprire sotto l'albero a Ketzinger. In spiaggia, gli psicologi si siedono dietro ai lettini? Quale parte del cervello ci suggerisce di tirare una porta dove c'è scritto spingere? Tutto sulla vita dei chihuahua. Davvero nascono senza cappottino? Ketzinger. E per finire, l'inquietante mistero dei titoli di coda. Era più veloce un calcio di Bruce Lee o i nostri titoli di coda? Davvero nelle corse di cani ai cinodromi i levrieri per andare più veloce corrono dietro ai titoli di coda? E infine il più terrificante dei misteri, più spaventoso di Minzolini coi dreadlocks, più lancinante di un tip tap sui cocci di vetro, più urticante dell'ennesima agenda che la banca ti regala per Natale, come accidente possibile che io sia vice direttore di Ketzinger!